Tieni, vattene, prima di diventare patetico. Però fammi sapere com'è andata. In occasione dell'anniversario della Repubblica Democratica Tedesca, il compagno Honecker ha comunicato alla nazione la decisione di dimettersi da tutte le cariche. Cosa? Cittadini di tutto il mondo, il socialismo è stato e sarà sempre la fede. Nel discorso pronunciato al Palazzo Presidenziale in occasione del 41esimo anniversario della Repubblica, Erich Honecker ha reso nota la sua decisione, motivandola coi radicali cambiamenti epocali verificatisi negli ultimi mesi, degna conclusione di un'intera vita dedicata alla politica. L'ex segretario si è congratulato col suo successore alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che da oggi assume ufficialmente anche la carica di segretario, Sigmund Jähn. Il cosmonauta. Nel 1978 Jähn fu il primo cosmonauta tedesco a volare nello spazio. Il nuovo capo dello Stato questa sera si è rivolto ai concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Ascoltiamolo. Care concittadine e cari concittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Chi come me ha avuto la fortuna di ammirare il nostro piccolo pianeta azzurro dalle lontane profondità dello spazio ha uno sguardo diverso. Perché da lassù, negli spazi interstellari, la vita degli esseri umani appare piccola e insignificante. E viene da chiedersi dove stiamo andando, quali sono i nostri obiettivi e quali le nostre conquiste. Oggi compiamo 41 anni, un millesimo di secondo in relazione all'universo. Ma per noi quest'ultimo anno ha avuto il valore di un intero secolo. I nostri nemici di un tempo vivono ora al nostro fianco, sono i nostri vicini di casa. Questo non è certo il migliore dei paesi. Ma i valori in cui crediamo continuano ad entusiasmare uomini e donne di tutto il mondo. Spesso abbiamo perso di vista i nostri reali traguardi, è vero. Ma ora ne siamo coscienti. Il socialismo non è nato per innalzare muri. Socialismo significa tendere la mano agli altri e insieme ad essi convivere pacificamente. Non è il sogno di un visionario, ma un preciso progetto politico. Ed è per questa ragione che oggi dichiaro aperte le frontiere della Repubblica. Già nelle prime ore di apertura dei varchi di confine, migliaia di cittadini della Repubblica Federale Tedesca hanno compiuto nell'entusiasmo generale i primi passi nel nostro paese. E sono in molti a voler restare, alla ricerca di un'alternativa all'insensata lotta per la sopravvivenza a cui si ispira il sistema capitalista. Non è bellissimo? Desiderosi di un mondo che, rifiutando il carrierismo sfrenato e la schiavitù del consumismo, metta nel dovuto risalto i più autentici valori dell'umanesimo. Queste persone vogliono una vita diversa. Hanno compreso che automobili, videoregistratori e apparecchi TV non sono tutto. E sono giunte qui per realizzare il sogno di una società fondata sul lavoro, sulla volontà, sulla speranza.